Governatore Zaia, Sergio Mattarella è il nuovo Presidente della Repubblica. Lei come commenta questa figura? Ma guardi, noi abbiamo votato Feltri dalla prima alla quarta votazione. Penso che sia evidente la compattezza e la coerenza della Lega. Dall'altro dico, non discuto le qualità umane e professionali perché me ne guardo bene. Dico semplicemente che prendo atto di un paio di cose. La prima è che il governo Renzi, Renzi in persona, presenta questo candidato, ma Renzi è la stessa persona che sta demolendo con la Costituzione l'autonomia delle regioni. È in discussione appunto la modifica del titolo quinto che toglie ogni autonomia alle regioni riportando tutto in capo a Roma. Immagino che chi vuole questo progetto parli anche prima con il candidato presidente per condividere questa strada. Dall'altro, per Mattarella è in Corte Costituzionale dal 2011, è relatore, mi si dice, di quasi sostanzialmente tutti i provvedimenti di contenzioso tra le regioni e il governo nei conflitti sull'autonomia delle regioni, e anche lì abbiamo perso su tutta la linea. Io spero che ci siano giorni migliori anche per dimostrare una visione più federalista e autonomista di questo paese. La verità è che a tutt'oggi noi dobbiamo prendere atto che il centralismo di Roma impera ancora. Quindi lei teme che Mattarella possa in qualche modo ostacolare il suo progetto di autonomia per il Veneto? Ma non solo il mio, in generale quello che prevedevano i padri costituenti prevedevano un'ossatura statale assolutamente e autenticamente federalista. La verità è che fino ad oggi la gestione è stata centralista. C'è il pericolo che il presidente Mattarella confermi questa visione di gestione centralista.